Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, riprendiamo la nostra partita con... Parla. Quasar! Parla ancora. Sikkal Sik, perché nello scorso episodio ci siamo confederati finalmente anche con lui. Allora, guardate un po', lui non so se ha qualche edificio particolare come Nakai, che mi ha detto che in realtà è più forte se si gioca con la sua fazione. Anche lui penso che sia così perché... È un lord molto strano, ha il blu uguale, il rosso uguale, ha qualche cosa speciale qua sopra, tipo il Riperdonte, che glielo do comunque perché è figo. Poi ha praticamente due linee normali gialle, cioè ha quella normale gialla, diciamo, e quella normale gialla dei sacerdoti delle bestie. E ha queste qua particolari, quindi ha fanatico e queste tre. Adesso metto sul mouse così se volete mettete in pausa. Comunque, questa qua, ok, i bastirodonti con l'aria, con l'arca di Sotek, ma per il resto niente di particolare. Ancora bastirodonti, quindi probabilmente gli darò un bastirodonte con quest'arca almeno un po' più forte. Questo qui è molto forte, promesse di ricostruzione. Queste qui lo rendono un mago un pochino migliore. Ora, spero che tu le possa fare tutte. Non dovrebbero essere loccate una con l'altra. Queste qua sono esattamente uguali agli altri. Infatti qui abbiamo un mago delle bestie che praticamente ha esattamente le stesse identiche cose. Le magie delle bestie non sono tanto portate a far danno, ma più a indebolire il nemico. Possono evocare la mantigora, che è questa. E è questa qui. Una di queste due evoca la mantigora. Forse è qui. Elmo del fato. Stormo. Sono diversi. No, sono sicuro che puoi evocare la mantigora. Sarà questa. No. Ah no, è questa qua. Evoca la mantigora. Per il resto fanno poca roba. Cioè, questo qua è una specie di... palla di fuoco di magia diversa. E questa qua è abbastanza forte in realtà per quello che fa, costa anche abbastanza poco. E la cosa bella di lui, parla, parla, Sotekka. La cosa bella sua è che praticamente ha le spec che costano di meno, quindi è ancora più forte. Vabbè, comunque. Allora, ho guardato un attimo le cose che c'ha. Praticamente penso che sia il caso di tenerlo come mago, tutto sommato. Pergamena della protezione, riduzione danni, stormo del fato, niente di particolare, causa danni, cose così. Allora, voi mi avevate detto che lui è molto forte con le guardie del tempio, ma essere sincero non penso sia vero, nel senso che non c'è nessuna cosa che lo rende più forte con le guardie del tempio, in particolare. Nessuna di queste cose qua. O che le guardie del tempio siano molto forti insieme a questo tipo di magia, ma per ora così non mi pare. Questo esercito tengo di sicuro le unità, ma questi li possiamo cacciare via tutti perché sono un sacco di agenti che comunque costano e che non hanno nessuno scopo. Sono di livello basso. La cosa buona è che questo qua mi è uscito sempre per una specie di bug di quella mod con tutte le cose che possono essere rifatte. Quindi evidentemente posso sfruttarlo magari in questa maniera, vediamo adesso da farsi. Qua ne ho altri, penso che seguiranno tutti la stessa fine. Allora, il punto è che io posso reclutare tranquillamente di livello 10, quindi prenderli di livello più basso non mi serve proprio niente. Cioè, questi qua sono di livello 10, quindi questi qua sono abbastanza inutili. Di sicuro quello di livello 2 non ci serve a niente, anche perché è potenziato sì in a destra, ma... Possiamo tranquillamente cacciarlo. No, via Kamisun. Via. Poi lui. Insomma, non mi serve in questo momento. Quindi lo cacciamo. Perché appunto nel caso me lo vado a riprendere di livello più alto. Anche perché dobbiamo cercare di non perdere soldi. Tu sei di livello 1. Quindi qualsiasi cosa tu sia, sei morto. Questi le tengo per il discorso di qui sopra. Cioè, dovete guardare lo scorso episodio, però se no non capite. Comunque voglio mandare le sue truppe dentro questo, quindi è facile. Poi, dunque, tu sarai su un bastirodonte.
Posso metterti su un cornuto, ma tu hai le sue stesse magie, proprio identiche. Quindi sei di livello 8, sei l'unico lord che posso pensare di tenere. Questi potrei mandarli in giro, visto che siamo già qua. Però tu sei potenziato così e non sei male, quindi ti posso tenere. Te sei potenziato per aumentare le entrate e rinforzare le truppe. Secondo me, nel caso che tu crepi. Però evidentemente non posso farlo in questa maniera. Quindi vai qui così ti posso eliminare il prima possibile. Te hai le magie, appunto, dicevo che sono un po' inutili. Intelligenza. Speravo ti avrebbe dato più cose. Tra l'altro tu hai pure un oggetto, cosa che nessun altro aveva. Wow. Cioè tu sei un agente vero. Hai le cose. Peccato che sei in un esercito inutile perché lui ha esattamente le stesse magie. Quindi non serve davvero a niente. Quello etereo potrei tenerlo, ma posso reclutarlo già di livello più alto, penso. Di livello 5. Quindi averlo qua in questo esercito non mi serve letteralmente a niente. Quindi anche lui lo cancelliamo. Lui potrei tenerlo perché sei un tipo bestiale. Ecco, non ho controllato una cosa, se questo va bene. Allora, elimina corruzione. Fino a un più 3, non è interessante. Comunque gli edifici lo fanno. Ricognizione. No. Gruppo tecnologie. Beh, 10% non è male. Ferisci, blocca esercito, specialista, ma... Allora, i lord rimangono comunque qui? No, devo reclutarne comunque uno nuovo. Perché te sei di livello alto. Ma, francamente, non so se lo voglio. Tu sei uno stinco capo. Teoricamente stai aumentando gli introiti. Di quanto? Allora, qua sono per 100%, non dice niente. Cioè non c'è l'aumento generato da lui. Aumento del 7%. E poi è pure sta cosa inutile. Via pure te. Vabbè, si autoripagava sostanzialmente. Secondo me questo possiamo tenerlo in un certo modo. A chi lo do però? Cioè, sono più forti gli altri. Questo. Qui non ho quelle magie, ma uso le sue, sono superiori. Qui uso le sue. E qua ci sono quelle del fuoco. È molto lontano da sto qua. No, penso che cancello anche quello stinco lì. Però non posso. Esci. Chissà perché non me lo fa fare. Allora magari ti tengo così, dai. Allora, ruba tecnologia. Ah, ancora un punto. Ti tengo così e basta, dai. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Poi quest'altro lo uso come agente normale. Un punto buttato lì, finite, sì, un po' inutile. No, questo qua lo cancelliamo e basta. Appena è possibile. E il resto ti metto in marcia forzata perché questa nave arriva fin qua.
Sbarru. Per far così. Ci incontriamo alla cittadella del tramonto e poi vediamo il da farsi. Forse torno indietro, recluto. Comunque direi che abbiamo sistemato un attimino le cose. Era una gestione da fare, ecco. Non mi sono reso conto di una cosa, però mi sa che non ho fatto troppi danni perché tu sei l'unico che avevi delle cose. Esatto. E visto che ti terrò come agente, queste qua me le prendo per me. Allora. Nessuno. Nessuno. Penso vada bene. Questi qua a te non servono a niente. Ti do più campo visivo però che a te serve. E questo dovrebbe andare bene. Autodifesa degli eroi. Dai, secondo me sei un ottimo agente. Potresti essere un ottimo agente. Quindi iniziamo a mandarti là a capire cosa succede. Potremmo andare anche questo, francamente. No, però punti inutili. E... oddio. Sì, appunti inutili. Mi dà fastidio, quindi ti elimini e basta. Bene, eliminato quell'esercito dovremmo tornare a cavallo. Quindi, visto che comunque dovrò reclutare gente, eccetera, penso di non voler fare altro. Quello che possiamo fare però adesso è questa cosa qua. Allora, posso dartene un altro. E su di te sono davvero forti. Ce l'è solo cioè solo così, nei quattro. Non so se ce ne servono di più, essere sincero. Posso metterglieli a questi qua. Quindi penso li userò così. Però possiamo fare questo. Allora, al momento è in un insediamento o in una guarnigione, non si può. Ma io andrei a prenderci lo scudo degli eoni, che dite? Ci proviamo? Allora. Non è di sicuro l'esercito più forte che ho. Cioè, oddio, c'è Gorok. Però. Dai, prova. Proviamo. Yes. What the fuck? Ci sono pure rinforzi. Ok. Ah, però ce li ho anch'io. Allora va bene. Va bene, proviamoci. Quindi non ci sono solo gli Skaven. Ci sono pure questi e... i Loki cancrenoso. Un botto di roba. 3 contro 3. Allora, Gorok è arrivato a Izza al momento opportuno. Luthor Orc, l'autoproclamato re della costa dei vampiri, è in qualche modo riuscito a, procurarsi un esercito soprannaturale, che non è composto solo dalla sua prutescente ciurma pirata di non morti, ma anche da un gruppo di stiruli. Beh, magari possiamo vederlo dopo. Comunque ci sono anche gli Skaven. Cioè, mi fai mettere una roba nera con inizio battaglia e non mi fai quando c'è il testo. O potevi mettermelo qua al testo. Inizio battaglia. Quindi questa è Izza. Ok, quindi abbiamo degli eserciti nemici, bella Izza, mi piace. Purtroppo ragazzi il mio PC inizia ad essere un po' vecchiotto, 4 anni, e quindi la grafica è quello che è stato. Però è interessante, io metto in pausa perché voglio vedermi tutto quanto. Allora, sconfiggere le forze nemiche, mantiene la presenza sul campo in battaglia, Nakai deve sopravvivere. C'è Nakai! Dov'è? Nakai deve sopravvivere. Nakai il vagabondo, ma non è il mio, o sì?
Non lo so, perché in realtà ha alcune delle truppe che io ho dato. No, non è vero. Quello che io ho dato è il Viola. Non ha questo. Quindi non è il mio Nakai. Però ha un sacco di Kroxigor. Quindi Nakai si butta da sta parte. Contro i granchi. Ok. Poi qua stiamo già combattendo, ma la vedo grigia, essere sincero. Mastini scorbutici, che sono qua pronti ad attaccarci da dietro. E tra l'altro abbiamo questa, quindi è il momento migliore. Abbiamo pure un nodo geomantico, che sarebbe un evoca, uno stinco sacerdote. Perfetto. Qua abbiamo uno Slann, che però non è Lord Croc. Perché ce l'ho io, Lord Croc. Ah, qua ne abbiamo un altro dei nostri che sta combattendo. È uno stegodonte anziano. Oddio, qua potremmo anche farcela, perché qua vedo un altro stegodonte anziano. Quindi noi dobbiamo occuparci di questi due eserciti, o di questo esercito. Per quello diceva che ne dovevamo affrontare solo gli Skaven, perché è quella parte che dobbiamo affrontare noi. Ok. Questi Skaven hanno questi qua. Ok, i ratti ogre. Questo qua peccato che non c'era quando giocavo io con gli Skaven. O questo, uno di questi non c'era. Questo non c'era, questo forse sì, ma non l'ho usato spesso perlomeno. Poi cannoni vari, cose bellissime. Che belli gli Skaven. E c'è questa, questa è un po' pericolosa. Allora, contro questa ci mandiamo lui, la legione di qua, perché è la cosa che dobbiamo fare. Va bene, allora, loro hanno praticamente tutto ciò che può sparare in aria è qui, quindi tu stai da questa parte, così posizioniamo le truppe in maniera decente. Oddio, in realtà l'ha messa in maniera molto interessante, ma poco efficace secondo me. Quindi, tu e qua. Cioè, in realtà faccio sempre la stessa cosa, ma perché? Più che altro perché è la cosa migliore da fare. Ah, ma non è che posso posizionare le truppe. Beh, fa niente, facciamolo lo stesso. Facciamo così perché la battaglia è già iniziata. Giustamente. Così. Qui. Non è che hai molto contro grandi, dov'è il loro capo? Sulla ruota? Ok, vieni qua. Qui. Vai su di lui. Ho detto a tutti di muoversi in qualche modo, no? Tu vai direttamente qua. Dovresti muoverti quindi. Play. Allora, se Nakai deve sopravvivere, voglio essere sicuro che non crepi. Quindi iniziamo col dargli una spintarella. Per essere sicuro di ciò. Poi vorrei anche aiutare un attimo i miei alleati, perché questi potrebbero far male. Magari con una bella carica in questo punto. Ok. Dove cacchio sei? È un botto di magia pure te. Allora, questo cosa fa? Perché non capisco una roba. Tu sei avatar del sacerdote stinco, quindi puoi fare un po' esplosione di vento. Beh, inizio a venire qua. Ok. Come va da noi? Decisamente male. Allora, iniziamo a fare, per favore. Così, ragazzi, se lagga. Sentite, faccio questo perché lagga troppo. Facciamo così e inizia a ridarti la magia. Ok, perfetto. Poi voi siete nati nel momento migliore. Caricare qua. Fatto.
Tè e poca magia, quindi voglio utilizzarla il prima possibile per fare così e dare possibilità a Nakai di non crepa. Se lo slan crepa, pazienza. Guarda qui. Maledetto. Maledetto. No, vai su questi. Hanno caricato prima che potessi fare qualsiasi cosa. Questo già sta morendo, benissimo. Facciamo fare un po' di questi. Proviamo a mettere play e vedere se ora tiene. Che vai di là. Carica di qui. Mettiti in melee, che è sempre la cosa migliore, vai a caricare quelli. Ok, qua abbiamo vinto. Bene. Mi stavo assolutamente dimenticando di fare questa cosa. Tu sei andato in rage, va bene. Questi stanno fuggendo. Vai qua. Attaccare lì. Tu vai di lì. Tu vai di lì. Voi attaccate lì. Qua. Vola sopra. Ok. No, siamo decisamente più forti di quello che pensassi, ragazzi. Cioè, abbiamo perso come sempre. Questa unità qua che muore ogni cavolo di volta, pazienza. Ci sei sopra? E spara. Fai questo. Va qua. Ok. Evocamene un altro di questi. Stanno arrivando altri rinforzi. Qui. Carica qua. Perfetto. Qua sta andando bene. Dovremmo aver eliminato anche il suo capo. Attaccare lì. Attaccare qua. Andare di là. Qui. Ok, iniziamo a prendere questi che stanno facendo un po' troppo poco amico e mandarli qua, dove sta arrivando il grosso della gente. Attaccare lì. Inseguire questi finché non scappano. Idem anche questi. Ok. Noi iniziamo a portarci qua. Attaccare qua. Anche tu attacca lì. Benissimo. Voi dovreste essere in grado di menare. Voi andare là. Questi sono tornati in battaglia. Perfetto. Questi qua sono praticamente fuggiti, ma continuate perché sennò tornano, eccoli lì, maledetti Skaven. Ma sempre così. Vai su di loro, tu attacca questi. Voi due giratevi e andate di qua. Ok, sono arrivati altri. Questi qua sono volanti. Come va Nakai? Non si capisce bene o male. Dove sei? Nakai deve sopravvivere. Il Lord alleato è caduto. Era Nakai. No! Nakai deve sopravvivere.
Nakai è morto. E ma come faccio a gestire sta cosa? Che palle. Allora ci devo mandare più truppe. Ci riproviamo. Cioè, avevamo fatto davvero bene la nostra parte. Pazienza. È Nakai che è crepato. Nakai erano anche pochi. Questo bisogna dirlo. Però, come faccio? Allora dobbiamo mandare qualcuno subito in supporto a Nakai. Pensavo non morisse. Cioè, sono arrivato esattamente nel punto in cui è arrivato, quindi me la sentivo un po'. Beh, primo tentativo. Ci riproviamo. Peccato che ho buttato via dei soldi, ma che ci devo fare? 400 morti, 420. Ok, direi che le macchine solari sono abbastanza interessanti. E anche questa ha fatto davvero dei numeroni. Compliments. Facciamo cambio turno. Giusto per vedere cosa succede. E poi l'episodio di oggi. Finito con la prima volta che perdo. Rituale avversario completato. Rituale della navigazione. Ok, quindi anche tu hai fatto il 2. Guerra dichiarata alla costa dei vampiri. Stai lontano dalla mia prede. Dalle mie prede. Ecco, non ho visto una cosa e penso che siamo arrivati tardi, anche se non potevo comunque farci niente. Ma penso di non aver visto l'altra fazione di uomini lucertola, quindi penso siano morti. Purtroppo. Pazienza. Quelli della Lustria li abbiamo salvati. Chi ha avuto il coraggio di viaggiare si è trovato in un mondo troppo avverso. Questo sta venendo da me o no? Che puoi fare? Serpente della luna? Va bene, combatteremo lì. Cosa che quindi io ti combatto nelle mie terre. E il mio futuro alleato, che però per ora non lo è, e tu sei andato dall'altra parte. Questa cosa non la capisco. Evidentemente c'è qualcuno a nord. Bene, buona notizia. Ok. Tu non puoi attaccarmi perché sei in marcia forzata. Ora noi ci andiamo a nascondere nella cittadella del tramonto e poi iniziamo a picchiare anche questi elfi. Rituale completato. Che okay, perdiamo in realtà sempre meno soldi. Pronti al dovere, Rick Rock. Sì, va bene. Costruzione completata, ottimo. Quindi la rete geomantica è a livello massimo. Qua. Ecco, la cosa che non si vede tanto la differenza. Cioè qua a livello 4, qui a livello 5. Voi notate la differenza? No. Qua devo ovviamente potenziare questo, ma mi mancano i soldi. Poi bisognerà farlo anche qua perché qua lampeggia. Quindi ci sono cose da fare. Ci sono cose da fare. L'episodio di oggi non voglio fare altre battaglie perché sennò viene troppo lungo. Quindi tu inizi ad andare da questa parte e andrai di là. Qui abbiamo in qualche modo riparato la cosa. Io direi che puoi viaggiare in questa direzione. Potevo già farti scendere, effettivamente. Poi salirei qua, ma passi da quella parte. E va bene. No, tu fin dove puoi arrivare? Ti sei messo proprio in mezzo a rompere le palle, eh? Questo è passato livello 9, bravo. Blocco esercito. Non si può in mare. Al diavolo. Vai di là. Chissà se guadagnerà mai punti salute. No, il discorso è questo. Tu fin dove arrivi?
Ok, tu non puoi mettere questa città sotto assedio perché sei in marcia forzata. Quindi andiamo qua dentro. Ok. E poi andiamo pure avanti, tanto ci sono le mura. Ok, ah, perdiamo comunque soldi. Però è strano, eh? Secondo me non è giusto. Infatti, ok, adesso si è aggiornato. Quindi ora guadagniamo. Ne genero 2 o 4? Generiamone 2. Ok, dovremmo essere in grado di gestire questo esercito una volta che si avvicina. E sti maledetti ne hanno generato pure un altro da un'isoletta sola. A meno che non abbiano anche queste, che può essere sincero, ma non lo so. Quindi sono speculazioni. Allora, ci possiamo riprovare, ma io direi di farlo nel prossimo episodio. What the fuck? Questo mica l'avevo visto, però tanto hai uno di vita, quindi fa niente. Muoviamo anche questi. Ok, non si capisce nulla. Fai così. Io mi metterei in questa maniera qua. Cioè voglio che mi attacchino, ma arriveranno i rinforzi, quindi se la beccano in quel posto. 28%. Se loro mi attaccano questa città, cosa che possono fare, io sono nel raggio dei rinforzi. Quindi sì. Quindi qua va bene. Quello che voglio provare a fare è muovere Carlo Cracco, perché secondo me qua ci sono altri eserciti. Potrei attaccare quello mentre sta facendo i rifornimenti. Ne hai di unità, eh? Questi sono forti. Tra l'altro ho un esercito molto poco adatto, secondo me. Perché loro hanno grandi spade e alabardieri. Cioè io gli alabardieri vengo aperto. Proprio mi ammazzano. Mi servono più unità normali, ma comunque almeno queste che abbiano il raggio solare. Ecco, vedete cosa succede? Dai, facciamo così e vedo cosa fare nel prossimo episodio. Ci salutiamo qua. Nel prossimo episodio voglio fare ancora la battaglia per lo scudo degli Eoni. Forse tu non sei l'esercito più adatto. Una volta che abbiamo attaccato quello, portiamo un altro di qua. La cosa buona è che ora anche tu stai attaccando la costa dei vampiri. Ma penso che questo non porti a nessun accordo tra me e te. E vediamo di muovere il pistolino. Magari mi fa scoprire qualcosa. Questo è interessante. Non so chi ti stia assediando, però. Salito di livello, bravo pistolino. Danneggio le mura, rinforzo le truppe, aumenta le entrate. Aspetta, già che sei qua magari. Entrate, rinforzi, assassini. Magari troviamo qualcuno interessante da ammazzare, tipo Quick. Dai, va bene. Ci salutiamo qua e ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.